Pace e bene a tutti. Oggi ricordiamo San Roberto di Molesme, 1024-1111. Roberto di Molesme è un personaggio importante nella storia della Chiesa, degli ordini monastici, perché lui è il fondatore dell'ordine dei Cistercensi. I frati che hanno quella doppia tunica, quel doppio colore di bianco e nero, una riforma dei Benedettini. Ma non dobbiamo credere che Roberto di Molesme fondò l'ordine cistercense in un battibaleno, che lo fondò trovando le strade spianate e strade trionfanti. Il suo desiderio di vivere una vita ritirata, di vivere la regola di San Benedetto con austerità, con integrità, lo portarono a diversi tentativi, ad uscire dal monastero nel tentativo di fondare una nuova comunità, ma la stessa comunità che lo aveva in un certo senso cacciato via lo rivolle quando vide i frutti del suo impegno. E Roberto di Molesme ritornò nel vecchio monastero, anche se aveva subito molte angherie, ma il suo disegno continuò, perché incontrò altri uomini, fra questi Stefano Harding, inglese, che prese in mano il progetto di Roberto di Molesme e lo portò. E allora in questa valle, che sembrava essere più un acquitrinio, una palude, che invece essere un luogo di paradiso, a Clairvaux, il disegno e il progetto di Roberto di Molesme con i suoi successori, a partire da Stefano Harding, divennero realtà e la valle di Clairvaux fiorì. I cistercensi sono noti in tutto il mondo per essere stati uomini che, fermandosi in un luogo, lo hanno bonificato, lo hanno fatto fiorire non solo la terra, ma anche il Vangelo, anche la popolazione, anche la gente, anche la fede della gente in Gesù Cristo. Roberto di Molesme è un grande, perché pur non avendo visto fiorire completamente il suo disegno, sapeva nel suo cuore che non poteva non fiorire, perché era opera di Dio. Pace e bene a tutti.